Ecco, siamo salvi. Questa iscrizione assicura che ogni bacio dato sulla croce dà diritto a 1 anno e 12 giorni di indulgenza plenaria. A me sembra assolutamente conveniente. Questi baci della religione cattolica non costano niente e rendono molto lo spirito. La tua simile dell'Ottocento è più candida, più sincera di te con se stessa. Lei non si atteggia a fare la spregiudicata, l'estroversa. L'Ilda dell'Ottocento somiglia più a te nell'intimo di quanto tu non voglia somigliare a te stessa. Lei è una vera colomba che nasconde la testa sotto l'ala. Ci sono donne di genere etereo, è scritto infatti. E lei è una di queste. Morirebbe della prima cattiva azione, supponendola per un momento capace di fare del male. Di dolore, fragile come sembra, potrebbe sopportare un gran fardello. Ma di peccato, neppure una piuma. Avresti dovuto fare l'incantatore di serpenti, tu. Ci butti di continuo fuori dal mondo che ci circonda, con le tue chiacchiere da intellettuale contorto. Già, perché poi ci ha trascinato fin qua? Ma se lo stiamo facendo per te, provinciale ingrato. Non conosci niente di Roma. E anche Ilda. Studia a Roma da 1 anno e conosce soltanto via Margutta e la passeggiata di Ripetta. Così il Colosseo ve lo facciamo vedere noi, per amore o per forza. E poi vi ho trascinato fin qua anche per un altro motivo. Perché voglio fare un esperimento. Oddio, da capo il diario. Non ci dai tregua, è una persecuzione. Ma perché poi è un diario? Un diario di chi? È scritto come fosse un racconto. Ma secondo me lo ha scritto uno dei personaggi che ci sono dentro. Giorno per giorno. Proprio come un... Cellini vide qui un negromante che tracciava un cerchio magico proprio dove adesso c'è la croce. Vide evocare una marea di demoni, giganti, pigmei e altri esseri mostruosi. Vide l'anfiteatro carico di spettri, di fantasmi, genuflessi in penitenza. Come quello là. Purtroppo non è colpa mia, ma siamo coinvolti. L'esperimento ha inizio. È lui? Miriam se ne accorgerà. Andiamocene. È tardi. No, dottor, qui non si può stare, il posto riservato all'assessori. Vieni con me? No, ti aspetto qui. Ecco, venga più giù che gli trovo un posto vicino io, giù in fondo alla stradetta, eh. Avanti, venga, venga, piano piano. Come si farebbe presto a finirla? Un salto e più niente. Che solitudine qui e che pace.
L'ho ucciso e non so neanche chi era. Ma è come se avessi eseguito un ordine. Un tuo ordine. Mi è sembrato di leggerlo nei tuoi occhi. Ma forse invece... Sì, è vero. L'abbiamo ucciso in due.